Ecco a voi, cari ragazzi, un altro regalo per questo Natale 2015, secondo me abbastanza interessante, targato Asus. Non perdiamoci in chiacchiere, facciamo subito partire la nostra sigla. Salve a tutti cari ragazzi, bentornati insieme a Guerz86. Qui abbiamo un tablet molto piccolino, siamo intorno ai 7 pollici di diagonale display, targato Asus. Questa è la cover che possiamo acquistare. Stiamo obiettivamente parlando di un prodotto entry level. Il prezzo era addirittura in offerta negli scorsi giorni a 99 euro, quindi capite bene che abbiamo di fronte a un prodotto che io considero abbastanza interessante anche per un genitore che vuole regalare il primo tablet al proprio figlio barra figlia. Insomma, chi si vuole affacciare per un primo momento ad Android lato tablet, chi non vuole rinunciare alla linea telefonica, qui abbiamo rete 3G, nonché anche il Wi-Fi, vuole una buona autonomia della batteria, il sistema operativo Android 5.0, ma soprattutto cerca qualcosa di non caro all'interno del mercato, quindi risparmiare anche qualche soldino, e Asus propone questo tablet 7 pollici. È stato presentato ad IFA 2015 di Berlino. Questa è la cover che ricorda un po' quella Apple, molto giovanile come colorazione. Vedete, abbiamo un colore azzurro molto bello sgargiante con l'interno giallo, davvero secondo me è molto bella questa combo di colori. Vedete, poi abbiamo la solita configurazione per tenere anche il tablet in modalità Landscape, combinazione che usa per esempio Apple nelle sue cover, e poi va a proteggere il tablet con anche un buon urto quando il tablet ci potrebbe cascare. Qui abbiamo la presa, la porta micro USB per andare a ricaricare il nostro tablet. Sganciamo un attimino questa protezione per andare a vedere anche come è costruito il tablet. Un attimino che vado a rimuovere il tutto. Abbiamo fotocamera frontale, abbiamo fotocamera posteriore, la multimedialità lato fotocamera non è il pezzo forte del tablet. Vedete, eccola qua, questa smart cover. Allora, la mia colorazione, questa qui è il bianco, bianco parte retro ruvido con questa parte dove troviamo Asus ZenPad, dove troviamo le caratteristiche di conformità. Poi abbiamo Intel Inside, Intel è il processore di questo tablet, parte superiore con l'ingresso del jack da 3,5 mm. Poi nella parte inferiore abbiamo visto il primo microfono. Qua sulla destra abbiamo un piccolo contenitore che andiamo ad aprire subito se ci riusciamo. Eccolo, ci vuole sempre l'unghia. Eccolo. Allora, troviamo l'ingresso delle due SIM, addirittura un tablet dual SIM con la micro SD per andare a espandere la memoria del sistema, che è da 16 GB, quindi Asus come sempre pensa a tutto. Da quando mi è arrivato si è aggiornato già 2 o 3 volte, quindi ottima anche il supporto di Asus negli aggiornamenti, ma l'abbiamo visto anche nei suoi telefoni. Nella parte destra troviamo il tasto power on e power off, nonché il bilanciere del volume per andare a settare l'audio del nostro tablet. Non ci sono tre tasti soft touch nella parte bassa perché il tablet è costruito con i tasti direttamente nel display. Lo appoggiamo un attimino qua sul banco di prova. Il display è un display HD, quindi non abbiamo il Full HD. Si notano un po' i pixel quando avviciniamo il prodotto sotto la lente della videocamera. Andiamo ad alzare un po' la luminosità. Vedete, forse riuscite a vedere qualche pixel sul tablet. L'interfaccia è la classica di Asus, l'abbiamo vista nei video dei telefoni, quindi in Zenfone 2, insomma in tutti i dispositivi Asus. È un'interfaccia che gira molto bene, vedete com'è fluida. Abbiamo 1 GB di memoria RAM solamente su questo tablet. Soprattutto buonissima la vibrazione, sentite. Non so se l'audio, insomma, vi arriva, ma penso proprio di sì. Ed è un tablet che fa proprio della customizzazione uno dei suoi punti di forza, perché se andiamo a tappare qua nel centro del display, vedete, possiamo andare ad aggiungere un widget, modificare la pagina. Se
settare gli sfondi, abbiamo l'Icon Pack che si possono installare anche quelli all'interno del Play Store. Quindi, per esempio, un classico Icon Pack che vi piace, non c'è bisogno di installare Nova Launcher se la particolarità di installare un pacchetto icone è uno dei vostri plus su questo tablet, su questa Zen UI si può tranquillamente andare a fare e non è poco, secondo me. Se continuiamo a tappare, poi c'è possibilità di gestire gli effetti di movimento del nostro display, vedete come avviene per esempio sul launcher alternativo, possiamo scegliere tutte le varie animazioni di transizione tra una pagina e l'altra. Continuiamo con il nostro tab per vedere che si può cambiare addirittura il font di sistema. Abbiamo poi il menu anche delle preferenze, qui nella parte bassa. Per andare proprio a settare tutte le preferenze della nostra UI di sistema, Asus ci tiene molto a customizzare la sua Zen UI e obiettivamente non è una cosa da poco. Poi andiamo nelle impostazioni di sistema per vedere un po' come struttura la sua interfaccia lato tablet. Direi molto valida questa opzione di avere due finestre separate, o meglio una unica, però insomma suddiviso in più parti, così da poter gestire al meglio il tutto. Se andiamo nelle informazioni sul sistema, vedete la versione Android, la 5.0.2. Allora, il tablet io l'ho usato tanto per Spotify, quindi musica, l'ho usato per qualche contenuto multimediale, nonché per navigare e per giocare un attimino con Riptide, per un po' sentire quanto potesse scaldare questo processore. Abbiamo il processore Intel quad core con 1 GB di RAM e devo dire si comporta senza infamia e senza lode, mi ha sempre portato nell'utilizzo quotidiano a effettuare il tutto. Chiaramente non è un tablet dalle prestazioni infinite, ma soprattutto dalla possibilità di avere una RAM abbondante, quindi insomma è un prodotto da 99 euro, ragazzi. Ricordatevelo sempre, 100-120, insomma, il massimo budget di questo tablet. Facciamo subito partire una nostra playlist di Spotify. L'audio è chiaramente mono, esce da questa parte, un po' una scelta direi da studiare perché a me è capitato moltissimo di utilizzarlo in modalità landscape e di appoggiare il palmo della mano qua nella fuoriuscita dell'audio. Ogni tanto si va a ovattare, però diciamo che comunque nella norma un audio molto buono. Vedete come l'interfaccia si adatti sia in modalità landscape che in modalità portrait, quindi possiamo usufruire al meglio di questa interfaccia. Vediamo subito come gioca, perché siccome l'andiamo a consigliare anche a un pubblico di ragazzi, quindi un pubblico molto giovanile, i giovani vogliono giocare anche con i propri tablet, quindi andiamo subito ad aprire Riptide GP2 e vedrete che si riesce tranquillamente anche a giocare con questi giochi abbastanza pesanti su un 7 pollici. Leggero, poi devo dire che il peso superficie è uno degli aspetti fondamentali di questo tablet, perché proprio si può mettere tranquillamente nello zaino senza avere problemi di portabilità, di peso e di ingombro. Dettagli ovviamente al massimo, vedete come gira molto fluido. Ovviamente qualche scattino, qualche puntamento avviene all'interno di questo gioco, però siamo a livelli veramente di andare a massacrare questa CPU, andare a massacrare la scheda video, però regge il confronto con qualche competitors, magari con qualche soldino anche in più da andare a spendere. Quindi ottimo il lavoro di Asus nell'ottimizzazione. Poi vi ripeto, aggiornamenti che arrivano di continuo, quindi il tablet va a migliorare giorno dopo giorno e devo dire mi sono divertito. Ho avuto un po' un impatto non proprio felice perché abituato comunque a display adesso, ragazzi, veramente risolutissimi, ritrovarmi davanti un display HD, magari 7 pollici, si va un po' a storcere il naso, però dopo un po' ci si fa l'abitudine e allora lì sì che entra
in gioco la particolarità del tablet. Prende molto bene il wifi, molto buona anche la rete 3G, non c'è l'LTE dentro questo Asus da 7 pollici, però comunque c'è un utilizzo di dual SIM, potete anche telefonare, anche con l'auricolare tranquillamente, però insomma quello sta un attimino a voi. Guardiamo anche il lato browser, il lato fotocamera, una fotocamera che non ha una risoluzione altissima, quindi non ormai tablet, ragazzi, fanno tutto, sì, però questo non è un tablet adatto a chi vuole usarlo come macchina fotografica portatile, assolutamente no. Corriere.it su browser stock di Asus, si può attivare la modalità desktop. Vediamo il corriere che sta caricando. Comunque, vedete com'è molto fluido. Io, boh, ragazzi, vedo dei media pad, insomma, quei tablet lì a prezzi quasi come questo, se non addirittura alle volte qualcosina di più, devo dire che comunque questo Asus 7 pollici potrebbe essere davvero un best buy. Io ragazzi lo consiglio per i regali natalizi perché mi è piaciuto soprattutto i materiali. Questa parte posteriore è molto bella con il logo che va, vedete, sembra quasi in rilievo, poi una backcover ruvidina con questo scalino, con poi la sua custodia per andare a proteggere il tablet stesso. Quindi vi rimando il box dei commenti per sapere cosa ne pensate anche voi di questo Asus da 7 pollici. Per oggi è tutto, ragazzi, vi saluto e ci sentiamo nei prossimi video.